Carissimi amici di Tempo alla Parola, ben ritrovati. Oggi, 16 maggio, celebriamo la solennità dell'Ascensione del Signore e la Chiesa ci propone di meditare la conclusione del Vangelo di Marco, che come sapete è il Vangelo che ci sta accompagnando lungo questo anno liturgico. Sono proprio gli ultimi versetti e sono molto densi e descrivono di fatto l'ultima esperienza terrena di Gesù con i suoi apostoli, oggi in presenza. Ma segnano anche l'inizio di un'esperienza molto più ampia, coinvolgente, che riguarda tutti coloro i quali vogliono farsi annunciatori del Vangelo di Gesù. Gesù è molto preciso e dice che chiunque crederà alle parole di chi annuncerà il Vangelo e verrà battezzato si salverà. Chiunque sceglierà di non credere non si salverà. Non perché ci sia qualcuno che decida chi si salva o chi non si salva, ma perché la scelta dell'adesione completa, l'avere fiducia, il credere fermamente nelle parole del Vangelo comporta come diretta conseguenza la vita e quindi la salvezza. Poi continua Gesù dicendo che le parole non bastano e chiunque si metterà sulla strada dell'annuncio del Vangelo sarà accompagnato da alcuni segni che lo conforteranno nell'annuncio. Lui parla di scacciare demoni, parlare nuove lingue, prendere in mano serpenti, bere sostanze velenose e rimanere illesi, e imporre le mani e guarire dei malati. Ora, io sono certo che chiunque aderisce con consapevolezza, con grande fede alle parole di Cristo, riesca a compiere letteralmente questi segni. E abbiamo tanti esempi di santi che scacciavano demoni, compivano guarigioni, e chissà quanti altri esempi che non ci sono giunti, ma che tuttora si verificano. Però forse nel nostro piccolo, di annunciatori un po' zoppicanti, ci capiterà più spesso di fare opere di carità un po' più piccole, magari momenti di ascolto con persone che ne ho bisogno di parlare, oppure piccole liberazioni interiori, anche personali per noi stessi, o magari aiutare qualcuno a liberarsi da qualche peso inutile, e trovare un linguaggio comune magari con chi si ha di fronte, con chi si sta parlando. E piccoli o grandi che siano, questi segni danno sostanza reale alle parole che si pronunciano, come a dire che la parola da sola non è molto credibile, e il segno invece da solo perde di sostanza, insieme invece vincono. Allora l'augurio che mi permetto di fare a me stesso e a chiunque guardi questo video è proprio quello di continuare ad aderire attimo dopo attimo, sempre di più, sempre con maggior consapevolezza al Vangelo e di riuscire a trasmetterlo nel nostro piccolo o nel nostro grande, con piccoli o grandi segni di gioia, di liberazione e di amore. Ciao a tutti.